La Toscana dei lettori e dei libri, di nuovo protagonista a Torino al Salone Internazionale del Libro negli spazi del Lingotto, dove è stata ufficialmente inaugurata l'edizione numero 31 della storica manifestazione. 41 gli eventi e 46 gli editori ospitati negli spazi organizzati dalla Regione Toscana, che per mesi ha lavorato alla preparazione del proprio stand, pensato come punto d'incontro con un unico obiettivo: promuovere la lettura a ogni età. La Toscana è una regione ricchissima, è una regione ricca anche di autori, ricca di piccoli editori che appunto noi cerchiamo di sostenere, aiutare, facendo in modo che anche quelli più piccoli possano partecipare a questo evento così importante e che possano essere conosciuti. Tanti gli eventi, le presentazioni e le tavole rotonde in programma per tutta la durata del salone allo stand della regione, pensati per fare il punto sull'editoria toscana e sull'importanza sociale della lettura, e di novità il 2018 ne ha in serbo tante. C'è una grande varietà di generi, si va dalla narrativa ai libri dedicati alla Via Francigena, con la presentazione anche del premio dedicato alla Francigena. Ci sono dei saggi sia sui blogger, quindi come si diventa blogger di libri, e anche dei saggi su come si può fare un racconto. Un'editoria locale, quella toscana, sempre più aperta al respiro internazionale, come quello che contraddistingue da sempre il Salone del Libro di Torino.